Cancelli aperti come di consueto alle 20:30. Il pubblico si distribuisce omogeneamente tra la platea e i palchi, ma senza riempire del tutto il teatro. Di giovani questa sera se ne vedono pochi, ma il Venerdì Santo è un giorno difficile e anche lo spettacolo non si presta facilmente a ogni tipo di uditore. In programma questa sera le litanie alla Vierge Noire, per coro femminile di Poulenc, e lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi nella versione di Giovanni Paisiello. Lo spettacolo inizia, puntuale, con le litanie. L'orchestra non è al completo e sul palco è presente solo il coro femminile. 10 minuti, un'opera di raccoglimento, la migliore delle introduzioni per entrare sin da subito nello stato d'animo che dominerà l'intera performance. Si aggiungono poi i fiati e le voci maschili del coro. Accanto al direttore, Gennaro Cappabianca, si fanno spazio tra gli strumenti Federica Pagliuca, Daniela Salvo, Leopoldo Punziano e Maurizio Muscolino, le voci dello Stabat Mater. Stabat Mater è una preghiera cattolica del XIII secolo attribuita a Jacopone da Todi. È una meditazione sulla sofferenza di Maria, madre di Gesù, durante la crocifissione e la passione di Cristo. Negli anni fu musicata da tantissimi compositori, ma quella maggiormente ricordata è proprio la composizione sacra di Giovanni Battista Pergolesi. Gli fu commissionata nel 1735 dalla laica confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, quando purtroppo era già in precarie condizioni di salute. Pergolesi riuscì comunque a completarla poco prima della sua morte, mentre si trovava nel convento dei Cappuccini di Pozzuoli, dove si era ritirato proprio a causa della tubercolosi. Per la sua bellezza, lo Stabat Mater di Pergolesi è stato più volte ripreso da altri compositori nel corso del tempo. Una di queste opere è proprio la versione di Giovanni Paisiello, suddivisa come l'originale in 12 parti. Stabat Mater Dolorosa, che è stata eseguita dal coro del Teatro Massimo Bellini al completo, Cuius Animam Gementem, che ha visto protagonista il tenore Leopoldo Punziano, O Quam Tristis et Afflicta, che è stata eseguita in duetto da tenore e basso, Quem Orebat et Dolebat, con il mezzosoprano Daniela Salvo, che è stato in assoluto uno dei momenti più dolci dell'intera opera, Quis est homo qui non fleret, eseguito in duetto di Punziano e Muscolino e supportato dal solo coro maschile, Vidit sum dulcem natum, con il soprano Federica Pagliuca, e poi ancora Eia mater fons amoris, facut ardeat cor meum, sancta mater istut agas, e così fino alla fine, alternando duetti, coro e voci, per concludere con un amen completo di orchestra, coro, soprano, mezzosoprano, tenore, basso e poi col silenzio. L'entusiasmo trascinante del direttore Cappabianca è stato un'ottima guida per l'intera opera che, seppur breve, è già conclusa intorno alle 22, non ha comunque impedito che qualcuno dei presenti più anziani si sopisse. L'importanza dell'esecuzione rimane comunque racchiusa nelle parole introduttive di Cappabianca. Il dolore della madre nel vedere il figlio inchiodato si irradia nei volti di tutte le madri che hanno visto i propri figli morire. Oggi, più che mai, la morte è uguale per tutti. È doveroso unirsi al dolore per la morte di questi figli, figli di stragi, figli di tutti noi. Piangono figli morti. Questa sera tutti noi, orchestra, coro, soli, maestranza, direzione, tutti, vogliamo dedicare questo concerto alla memoria di tutti i morti, i figli morti, e gridare all'alta voce che la morte è uguale per tutti. Il dolore è universale, che siano morti di guerre assurde, sciaurine.